Esposta oggi nella Marconi Lounge dell'aeroporto di Bologna, un'opera dell'artista cinese Zhang Dali. L'opera, della serie AK-47, fa parte della grande mostra antologica di Genus Bononie dedicata al genio dell'artista cinese. Il quadro AK-47 fa parte della serie degli AK-47, che è la sigla di un fucile automatico che rappresenta la violenza, non solo la violenza fisica ma anche la violenza nel pensiero. E questo quadro sì, ha un significato particolare perché rappresenta una giovane donna, una fanciulla, quindi una persona anche debole. A fine aprile un altro quadro di Zhang Dali arriverà in aeroporto. Si tratta del cianotipo Moonlight. Sì, i due dipinti sono molto diversi nella forma, però sono legati strettamente. Se uno ha il significato della violenza pervasiva nel mondo fisico e anche mentale, l'altro invece rappresenta con il cianotipo e quindi questa ombra di colombe la libertà del pensiero che rimane, la libertà dell'anima nonostante la violenza cui siamo sottoposti quotidianamente. Bologna è una città molto importante, una città internazionale, è una città ricca di cultura, è stata anche capitale della cultura infatti, e grazie alla sua università vengono a Bologna tantissimi studenti da tutti i paesi del mondo e i professori dell'università, gli studiosi, gli accademici influenzano il resto del mondo attraverso l'insegnamento a tutti questi studenti. Si rinsalda così il patto di collaborazione con Genus Bononie anche in vista della partenza dei primi voli diretti con la Cina. La presenza di Zhang Dali è una presenza di una persona amica di Bologna, di un artista cinese importante, quindi rappresenta qualcosa di nuovo e di significativo. E sono ben lieto di quanto è stato fatto e anche dell'apertura di questa linea di collegamento con la Cina. Iniziativa di grande qualità per quello che riguarda il percorso museale della città di Genus Bononie e, come già in altre occasioni, abbiamo deciso di essere porta d'accesso anche in fatto di cultura, ma è sicuramente questo un luogo anche dal punto di vista commerciale della frequentazione che sempre più si pone come luogo di interesse e anche di documentazione su quello che avviene in città.